parla la voce dell'inserto. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Un'esclusiva dell'inserto. Le parole di un figlio, di Marco Mancinelli. Tutto nasce da questa intervista. Presidente, da chi era composta la squadra? Lo ricordiamo, quando lei vinse nel 72. Era per in ordine, Pietà, Raimondo, Graziano. Che poi vinse Mancinelli, ricordiamo, Mancinelli la medaglia vinse individuale. La medaglia d'oro. E con, diciamo, che ha avuto un'ottima preparazione, però la medaglia è sempre qualcosa che piove così dal cielo, che lì è stato toccato dalla mano del Signore che ha voluto dargli il regalo per tutta la sua carriera. La risposta di Marco Mancinelli. Ciao Pupi, ho visto il video. Trovo l'uscita di Vittorio del tutto infelice in termini generali nei confronti di tutti gli atleti che dedicano la vita allo sport. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano relativamente ai loro ori olimpici, un tomba o un keiki, giusto per fare dei nomi. Ci sarà stata una componente fortuna, non lo escludo, ma sulla schiena di Amba, più che la mano del Signore, ho sempre visto le palle di papà. Voglio pensare comunque che le intenzioni di Vittorio fossero diverse da quello che poi gli è uscito di bocca. A me personalmente preme solo ed esclusivamente che il nome di papà non venga in alcun modo strumentalizzato e che venga ricordato per i suoi meriti di atleta. Che per vincere tutto quello che ha vinto, oltre le Olimpiadi, sui cavalli ci si è rotto la schiena. Un caro abbraccio, Marco. Credo non si possa fare altri commenti dopo aver ascoltato la voce del figlio del grande campione Graziano Mancinelli. Non importa la nostra interpretazione, quello che importa è il suo parere. Io posso solo dire una cosa. Lasciate che quell'angelo bianco, dal nome Graziano, continui a gareggiare nel Regno dei Cieli, con gli altri angeli, con Raimondo, con Piero. Lasciamoli gareggiare in quel bel campo di nuvole bianche. Lasciate che porti quel suo adorato tricolore sulla vetta più alta del cielo. Lasciate loro vincere le Olimpiadi dall'aldilà, al cospetto di Dio, con la loro dignità, etica ed onore. Non parlate di ciò che non sapete, perché gli angeli sono di Dio e noi abbiamo la fortuna di averli ancora accanto a noi. Grazie Graziano per tutto quello che hai fatto per il tuo amato tricolore e le medaglie che hai portato all'Italia. Voglio solo chiedere una cosa. Ai questi ragazzini, Baglietto, Guetta, eccetera, eccetera, lasciate stare, perché lui è il più grande. Non nominatelo per questioni politiche o fate una difesa stupida. Voglio solo dire un'altra cosa a Vittorio. Piazza di Siena avresti potuto intitolarla al grande Graziano, ma forse avrai i tuoi motivi per non farlo. Ma ti prego, ripensaci, perché tutta l'Italia sportiva al completo è con Graziano.